Questo era il desiderio del fondatore, il beato Giorgio,
e della Beata Madre Maria degli Apostoli, prima salvatoriana del mondo e superiore generale. Che la fondazione crescesse e si stabilisse nella culla del cristianesimo, cuore della Chiesa, la città eterna, Roma. La Beata Madre Maria si espressa con queste parole: «O città santa, per tutta la vita ho avuto nostalgia di te, Roma apostolica, che cosa potrebbe essermi di più accetto?» Questo posto è stato acquistato dalla nostra terza madre generale di Bologna con il sostegno di padre Francesco Pfeiffer, superiore generale dei padri salvatoriani e successore di padre Giorgia. Loro hanno comprato questo terreno situato alla periferia di Roma, dove c'era una piccola casa. Hanno fatto alcuni adattamenti, ma il locale era troppo piccolo per poter ricevere tutte le suore e le novizie che già facevano parte della nascente congregazione. Per questa ragione, tra il 1932 e il 1933, hanno deciso di costruire l'attuale casa madre dove ci troviamo oggi. Per 18 anni questo luogo serviva anche come casa di accoglienza ai pellegrini provenienti da tutto il mondo, e le nostre sorelle si sono dedicate con grande affetto a questa opera tra altre attività pastorali. Quanti avvenimenti e quanto movimento dello spirito ci sono stati in quegli anni. Questo è ciò che ci benedice oggi, per ringraziare Dio che questa storia, sotto la sua guida, una storia che ha tante facce, il volto delle suore che hanno servito nel generalato e nella congregazione in questi anni. Ringraziamo a Dio per questi 100 anni del cammino che abbiamo percorso in movimento. Torniamo anche al vero significato della casa madre, come casa per tutti, con le sue porte aperte, casa di servizio, per donare le nostre vite, le nostre menti e i nostri cuori, per riaccendere il dono di Dio che abbiamo ricevuto dal Beato Padre Giorgia e della prima salvatoriana Beata Maria degli Apostoli. Che loro continuino a intercedere per noi affinché possiamo essere creativamente fedeli al carisma che abbiamo ricevuto per annunciare Gesù come Salvatore del mondo in tutti i luoghi e con tutti i mezzi e così sia. Grazie mille di nuovo per essere qui con noi. Continuiamo la nostra celebrazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che la grazia di Dio, nostro Padre, e l'amore di Gesù, nostro Salvatore, e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissime sorelle, fratelli, amici delle Salvatoriane, siamo accolti di queste parole di Suor Jeanette per questo evento importante per loro e possiamo dire per la Chiesa. Vogliamo insieme celebrare questa Eucaristia come il cuore gradito al Signore, tutto quello che ha manifestato attraverso queste nostre consolette. Facciamo un momento di silenzio e prepariamoci per celebrare degnamente questa Eucaristia. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa
misericordioso, abbia pietà del tuo popolo, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Yeah.
che sempre ascolti con bontà la voce dei tuoi fedeli, che se sono nella tribolazione. Ti rendiamo grazie per i tuoi benefici che abbiamo ricevuto attraverso il lavoro apostolico delle suore salvatoriane. E ti supplichiamo umilmente perché liberi da tutti i mali, e così possiamo sempre servirti nella gioia. Tutto lo preghiamo in nome del Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Levitico. Conterai 7 settimane di anni, cioè 7 volte 7 anni. Queste 7 settimane di anni faranno un periodo di 49 anni. Al 10° giorno del 7° mese farai echeggiare il suono del corno. Nel giorno dell'espiazione farete echeggiare il corno per tutta la terra. Dichiarerete santo il 50° anno e proclamerete la liberazione della terra per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. Ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia. Il 50° anno sarà per voi un giubileo. Non farete né semina né mietitura di quanto i campi produrranno da sé, né farete la vendemmia delle vigne non potate, poiché è un giubileo. Esso sarà per voi santo. Potrete però mangiare il prodotto che daranno i campi. In quest'anno del giubileo ciascuno tornerà nella sua proprietà. Quando vendete qualcosa al vostro prossimo o quando acquistate qualcosa dal vostro prossimo, nessuno faccia torto al fratello. Regolerai l'acquisto che farai dal tuo prossimo in base al numero degli anni trascorsi dopo l'ultimo giubileo. Egli venderà a te in base agli anni di raccolto. Quanti più anni resteranno, tanto più aumenterà il prezzo. Quanto minore sarà il tempo, tanto più ribasserà il prezzo, perché egli ti vende la somma dei raccolti. Nessuno di voi opprima il suo prossimo, temi il tuo Dio, poiché io sono il Signore vostro Dio. Metterete in pratica le mie leggi e osserverete le mie prescrizioni. Le adempirete e abiterete al sicuro nella terra. Parola di Dio. Oh,
Voi alzate gli occhi al cielo, Padre, è venuta l'ora. Glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli ha dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che ha mandato Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo preso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me, io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per gli uomini, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie e io sono glorificato in loro. Parola del Signore. Salvatore, saluto ciascuna di voi con grande gioia, in particolare Suor Maria Janet, Superiora Generale, e anche le suore del suo relativo consiglio. Rivolgo il mio cordiale saluto ai presbiteri, ai confratelli salvatoriani e a molti amici radunati in questa comunità che oggi si rallegra per il centenario dell'insediamento del Generalato e della casa madre delle Salvatoriane, figlie predilette del Beato Francesco Iori. Oggi celebriamo con tanta gioia questo primo centenario dell'insediamento del Generalato delle Salvatoriane a Roma. Sono stati 100 anni di una storia di servizio alla Chiesa. Tuttavia, la vita spirituale ci insegna che la storia non è mai una coincidenza, ma la volontà della Divina Provvidenza. Secondo il nostro fondatore, tutto ciò che siamo, infatti, è opera della provvidenza divina. Secondo lui, Dio si serve sempre di molte persone che a poco tessono una opera meravigliosa, con punti che si uniscono per il bene e per la salvezza del mondo. Ecco perché siamo felici di ritrovarci oggi per rendere grazie a Dio tutti insieme per questo centenario della casa madre salvatoriana. Per un secolo questo è stato il centro della missione delle suore salvatoriane e di conseguenza il luogo di una storia di apostolato, di accoglienza, di gestione, di convivenza e di promozione della vita missionaria. Le parole del Vangelo di Giovanni scelte per questa occasione di festa sono molto speciali, visto che il Beato Francesco Iordan ha meditato questa pagina del Vangelo per molte volte.
Questo brano che abbiamo sentito del capitolo 17 è una intera preghiera di Gesù al Padre. Lui, alzando gli occhi al cielo, inizia una conversazione faccia a faccia tra sé e il Padre. Si tratta di una conversazione di intimità, fiducia, speranza e profondo desiderio, in cui anche il nostro fondatore ha ascoltato la chiamata dell'Spirito di Dio e si è mosso verso la opera apostolica nella Chiesa. In questa celebrazione vorrei sottolineare il significato di tre parole che emergono in questa preghiera di Gesù al Padre. La prima parola è gloria di Dio. Gesù prega proprio così: Padre, ti ho glorificato sulla terra, compiendo la opera che mi hai dato da fare. Cioè, quello che ha fatto Gesù è rivelare Dio Padre. Lo ha fatto conoscere con tutta la sua vita, attraverso segni e parole. Che bello quando siamo in grado di fare vedere che anche le nostre opere hanno glorificato Dio e non noi stessi o semplicemente le nostre bravure. La parola gloria in ebraico ha una radice che significa peso di una persona. Il peso di una persona, la sua consistenza, il suo valore. Come dire, questo è un lingotto d'oro da 100 kg, questo è il suo peso. Quindi, quando il Vangelo parla di gloria, intende dire il peso di Dio. Significa la magnificenza, la gloria, anzi, lo splendore, la luce di Dio nel mondo. È questo che ha fatto Gesù. Ha glorificato il Padre salvando la vita perduta, manifestando l'amore di Dio senza misura e verso tutti. Questo giorno del ringraziamento è un'opportunità per dare rilievo a questo luogo di riferimento del servizio apostolico delle suore salvatoriane, un servizio diffuso in tutto il mondo. Lo scopo di questo luogo amministrativo non è quello di lodare il prestigio o la bravura delle suore salvatoriane, ma di rendere concreta e visibile il loro impegno per manifestare la gloria di Dio, la salvezza di Dio verso tutti. In poche parole, la opera delle suore salvatoriane per gli esclusi, i deboli. Questo svela la salvezza di Dio, la gloria di Dio nelle periferie del mondo. La seconda parola è il tema della unità. Gesù dice nella preghiera: affinché siano una sola cosa come io e te siamo una cosa sola. Tuttavia, ogni volta che parliamo di unità, ci troviamo spesso di fronte a qualcosa di estremamente compatto, unito, indivisibile, qualcosa di cui le parti non sono riconoscibili. In realtà, questa non è la unità di cui parla il Vangelo. Il Vangelo parla della unità che abita nella Trinità, che non è uniformità, non è l'attaccamento, né lo stare spiccicati, ma la consapevolezza profonda e autentica di essere una sola famiglia. La unità tra il Padre e il Figlio è armonia nella diversità. Quindi, al di là delle divisioni, al di là delle lotte, non siamo chiamati alla omogeneità.
La unità che cerchiamo non è la soppressione dell'altro, ma anzi, senza avere paura della diversità, è la ricerca della comunione. Comunione che è sempre opera dello Spirito Santo. Immaginiamo quante volte nel corso del tempo le suore salvatoriane hanno aperto le porte di questa opera centenaria per promuovere l'accoglienza di persone provenienti da diverse culture, rafforzando i legami della famiglia salvatoriana e contribuendo a costruire la unità della Chiesa. In un mondo ferito da conflitti e guerre continue, oggi rendiamo grazie a questa casa madre che aiuta a rendere reale la unità tra tutti, unità nella diversità. Che questa mentalità sinodale di camminare insieme e la ricerca della pace siano veramente al centro delle nostre azioni e dei nostri progetti apostolici. La terza parola è missione, ossia la missione evangelica affinché conoscano te, l'unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Come sappiamo, queste parole sono il cuore del carisma salvatore, cioè aiutare la Chiesa affinché tutti possano conoscere Gesù Cristo e trovare in Lui il grande amore di Dio per tutte le sue creature. Però non si tratta di far conoscere un Dio qualsiasi, ma l'unico vero Dio. E è importante ricordarlo, perché c'è sempre il pericolo di racchiudere Dio nei nostri schemi. La tentazione di creare un Dio a nostro piacimento, un Dio da usare. Anche questa è una eredità che abbiamo ricevuto dal Beato Francesco Iorio, cioè che non sappiamo mai tutto di Dio. Per questo la famiglia salvatoriana ha questo compito di far conoscere Dio, il vero Dio, il Dio umile e mite, il Dio della misericordia che contempliamo nelle parole e nei gesti di Gesù. Anche in questo possiamo comprendere lo scopo di questa opera delle suore del Divin Salvatore. Loro sono portatrici di un carisma che è un dono per la Chiesa, un dono che cresce nella misura in cui riescono ad andare oltre se stesse per fare conoscere il Divin Salvatore, convinti che quello che veramente ci salva è l'incontro con la persona di Gesù. Tuttavia c'è sempre per loro la tentazione che questa casa diventi un luogo dove dimorano soltanto burocrati o funzionari della missione. Per combattere questa tentazione, ricordatevi che proprio qui accanto si trova il reliquiario della Beata Maria degli Apostoli, un luogo di preghiera che ci aiuta a conservare vivo quell'ardore missionario che fin dall'inizio era nel cuore della Beata Madre Generale. Imitando così il suo ardore apostolico e il suo amore per i più poveri, i più bisognosi. Carissime suore, la celebrazione di questi 100 anni vi permetta di rafforzare e arricchire il vostro servizio nella Chiesa. Voi non siete sole, anzi, la vostra missione è vissuta guardando avanti in comunione con i salvatoriani, religiosi e laici, salvatoriani di tutti i continenti. Nostro auspicio è che possiate mantenere viva la vostra consacrazione religiosa, illuminata da queste tre parole: la maggior gloria di Dio, la unità nella diversità
e l'ardore missionario, imitando l'esempio e lo stile di Maria degli Apostoli, donna di coraggio e testimoni di un grande fervore apostolico. 100 anni raccontano una lunga storia, una bellissima storia. Grazie per la vostra generosa testimonianza e il vostro servizio. Il Signore che vi ha accompagnato in questa storia continui a benedire ognuno di voi, salvatoriani di diverse età e differenti nazionalità. Coraggio, benedizione, e andate avanti in comunione con la famiglia salvatoriana e la Chiesa universale, sotto la speciale protezione dei beati Francesco Maria della Croce e Maria degli Apostoli. Congratulazioni e ad molto santos. Amen. Fratelli e sorelle, tutti come membri di un stesso corpo, rivolgiamo con fiducia al Padre la nostra preghiera, invochiamo su ciascuno di noi la sua benedizione e benedizione dicendo: a tuo Signore, un cuore solo e un'anima sola. We pray to you, Lord, support and guide Pope Francis, the Church, the people of God, to welcome and bear witness to the word of the Father, Jesus Christ, with the service of charity towards the least. Make your Church a living temple of your presence and a faithful dispenser of your mercy. Preghiamo. Wir bitten dich für unseren Pater Milton, und die Schwester Danette und Vater Christian, denen der Dienst der Leitung in unserer salvatorianischen Familie anvertraut ist, dass sie unsere Gemeinschaften mit Freude und Ausdauer auf dem Weg zur Heiligkeit führen. Wir bitten für alle Mitglieder, gib uns den Geist des Gehorsams und der Zusammenarbeit, damit wir eins sind in dir. Lasst uns beten. Concede, Senhor, à tua Igreja o dom de jovens dispostos e dispostas a serem entre os irmãos e irmãs, sinal de tua presença que renova e salva. Sustenta as famílias no cuidado e no dom das vocações. Preguiamo. Lạy Chúa, xin Ngài hãy đến thăm thế giới của chúng con, nơi đang bị tổn thương với những hận thù, ích kỷ và bạo lực. Xin Ngài khơi dậy trong trái tim mỗi người chúng con niềm khát khao, hy vọng hòa bình và ý thức chăm sóc, bảo vệ trái đất, ngôi nhà chung mà Ngài đã tạo dựng nên cho chúng con. Pregiamo. Per tutti quelli che ci hanno preceduto, le consorelle e confratelli, perché ci sostengano per loro intercessione nel cammino verso la santità di vita, preghiamo. Bashkësitë rregulltare, miqë bashkëpunëtorë, që të mos shkurajohemi kur përballë shtërsive të jetës, por të dimë të jemi bashkësi misionare, që e përgjigjen thirrjes sate me dëshminë e jetës. Pregjamo. Signore, Padre nostro, fa di noi un cuore solo e un'anima sola. Aiutaci a vivere sempre osservando i tuoi comandamenti, ascoltando il tuo Figlio Gesù, e che possiamo sempre, Signore, vivere la comunione dello Spirito. Tutto lo preghiamo per Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna e l'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. 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 Amen.
scapparci dalla morte e da ogni male. Accogli con bontà il sacrificio che ti offriamo e in rendimento dei grazie per la liberazione che abbiamo sperimentato nella ora della prova. Per Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con tutti voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie, e i nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva, per il Signore nostro Divin Salvatore. Per tutto questo noi, uniti agli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua lode. Mistero della fede, annuncia la tua
sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, gli offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta per la tua tenera vita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i beati Francesco Giorda, Beata Maria degli Apostoli e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Confermo nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa e Vescovo Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri e i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno, o Padre, i nostri fratelli e sorelle defunti, specialmente le suore salvatoriane, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo, e concedi anche a noi di ritrovarci insieme e a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
del Signore Gesù Cristo sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Cari fratelli, care sorelle, scambiatevi il dono della pace. Della gratitudine, della
Il Signore sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Che Dio vi accompagni con l'amore della Trinità Santa, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore.